intanto vi presento gli ospiti di questo panel. Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Yolo Group. Edoardo Monaco, co-founder di Axieme. Paolo Tacconi di Square Life, anche Square Life, poi magari ci racconti. Luigi Vassallo, direttore IT e Digital Innovation di Sara Assicurazioni. E Aldo Pecora, che avete già visto su questo palco ieri, fintech influencer e giornalista. Il tema è quello dell'innovazione digitale nell'assicurazione, lo affronteremo da diversi punti di vista. Mi sembra che il modo migliore per affrontarlo, che è un po' lo spirito con cui abbiamo affrontato in questi giorni anche gli altri temi, è di farvi raccontare cosa fate nel mondo dell'innovazione digitale e poi aprire le domande del pubblico e ci aiuteranno a capirlo meglio. Quindi comincerei con Simone. Cosa fa Yolo? Sì, buongiorno a tutti. Yolo è un intermediario assicurativo completamente digitale e un fornitore di servizi assicurativi digitale. Sostanzialmente Yolo è una piattaforma tecnologica che si integra con le compagnie assicurative con le quali disegna, sviluppa e offre prodotti sia tradizionali che innovativi, dove innovativi sono sostanzialmente prodotti on demand, quindi microassicurazione, instant insurance e paper use insurance, quindi polizze che possono essere acquistate dal consumatore immediatamente disponibili, polizze che possono essere pagate solamente nel periodo in cui il consumatore lo utilizza e polizze che hanno sostanzialmente un valore micro. Quindi il valore aggiunto è offrire al consumatore digitale un prodotto assicurativo in linea con le sue esigenze, facendoglielo pagare solo ed esclusivamente quando serve e quando lo usa. Ora, questa piattaforma che abbiamo sviluppato si integra con ad oggi 6 compagnie, ci stiamo integrando con altre 4, avremo entro fine giugno 10 partner diciamo, a livello di compagnie assicurative con le quali abbiamo creato, ad oggi sono circa 15, avremo una trentina di prodotti live e questo valore, piattaforma più prodotti, lo offriamo sia direttamente al consumatore digitale e sia tramite partnership distributive con banche, quindi siamo attivi nella Digital Bank Assurance, quindi sostanzialmente la fornitura di prodotti digitali agli clienti delle banche, operatori telefonici e partner retail, sempre con un'ottica di contestualizzazione dell'offerta. Quindi io sollecito il consumatore a sottoscrivere un certo prodotto assicurativo veramente quando ne ha bisogno, quindi quando si trova in una determinata area, quando sta comprando un determinato prodotto, quando diciamo il prodotto corrisponde a un certo profilo del consumatore. Complessivamente stiamo trovando un ottimo riscontro di mercato sia da parte delle compagnie che hanno oggettivamente motivazione, voglia e anche devo dire stanno mettendo sul campo risorse per creare prodotti nuovi, sia sui partner distributivi, in particolare banche. Abbiamo visto prima il panel sul bancario, diciamo che le banche hanno già innovato abbastanza a livello di conti correnti online, sono abbastanza indietro invece con l'offerta assicurativa digitale e stanno correndo ai ripari cercando di creare delle soluzioni per supportare il consumatore a acquisire polizze online. Quindi diciamo riscontro positivo tra compagnie, banche, intermediari e anche dai consumatori. Quindi la buona notizia è che anche in Italia il consumatore digitale è pronto per acquistare, usufruire e interagire con gli intermediari in modo totalmente online, quindi acquisire prodotti totalmente digitali e interagire diciamo, con interfacce web e mobile. Simone, quali prodotti vanno di più in questa diciamo, offerta mobile, instant e pay per use? Diciamo, diciamo qualcosa. Allora, il mercato è molto giovane, ma non solo in Italia, direi a livello internazionale. Considerate che le prime polizze instant sono state vendute UK nel 2012, quindi diciamo non è un mercato particolarmente dotato di storia. Per quanto quello abbiamo visto noi, che sono sostanzialmente 8 mesi di vendita sul mercato, beh, quest'inverno siamo stati ad esempio i leader italiani nella vendita di polizze instant per coperture sciistiche, ovviamente. L'utente è
in quota, riceve la notifica o un'email o una stimolazione di vario tipo che lo sollecita ad acquistare una polizza di copertura SCI, che è giornaliera, e sostanzialmente il percorso dell'utente è il seguente: l'utente acquista la polizza giornaliera, riceve poi sollecitazioni al riacquisto e soprattutto riceve sollecitazioni all'acquisto dello stagionale. Okay, quindi un utente entra con una polizza giornaliera di 1, 2, 3 euro e successivamente va a acquistare una polizza che vale molto di più. È per questo che la compagnia è estremamente favorevole a questo modello, perché le polizze micro o instant non significa attrarre un utente a valore più basso, ma significa abbassare il costo di acquisizione di un utente standard. Allora, ho fatto l'esempio della polizza sciistica perché onestamente è quella che abbiamo venduto di più, quindi diciamo, non parliamo di milioni ma di migliaia di pezzi, però sostanzialmente è positiva. Detto questo, tutti i prodotti di copertura legati a beni non venduti in un'ottica annuale ma in un'ottica mensile stanno avendo un riscontro molto importante. Ad oggi noi siamo Iolo è il principale in Italia per la vendita della polizza smartphone sul web. Il nostro prodotto è mensile e da luglio sarà settimanale, quindi tu mi paghi mensilmente o settimanalmente. Nel momento in cui non vuoi più pagare perché è recurrent, quindi puoi disattivare la tua polizza, non sei più coperto. Allora, secondo noi questo tipo di approccio è valido per tantissimi prodotti, perché chiaramente invece di pagare 180 euro o 150 o 120 al momento dell'acquisto dello smartphone con durata annuale o biennale, io preferisco pagarmi i miei 4, 5, 6 euro per la polizza mensile. Quindi tutti questi modelli sono finalizzati a trovare un riscontro migliore sul consumatore. E quindi diciamo infortuni, travel, beni, anche polizze sanitarie, diciamo ci sono tutto quello che può essere, come dire, standardizzabile, facile da comunicare e anche diciamo di acquisto d'impulso, perché certo. No? Tutto quello che è complesso, che richiede un'interazione compagnia, utente, più diciamo complessa, chiaramente non è diciamo progettabile in modalità on demand. È molto interessante, peraltro penso si possa estendere anche altri settori. Oggi parliamo di assicurazioni, ma insomma anche a prodotti non finanziari ci sarebbe anche bisogno di adottare lo stesso paradigma, no? Dell'instant, del sì, periodo. Cioè, diciamo che noi oltre al nostro portfolio, oltre ai prodotti assicurativi, abbiamo anche altri molti servizi. La copertura smartphone a cui facevo riferimento, ad esempio, non è un'assicurazione, ma è un servizio che però diciamo da un punto di vista dell'utente è percepito nella stessa modalità. Cioè, il consumatore digitale alla fine vuole avere prodotti immediatamente disponibili, vuole pagare poco, vuole avere chiarezza e vuole avere un servizio alto, che è la stessa cosa che tipicamente ha in tutte le piattaforme e-commerce, ma non nei servizi assicurativi. Okay? E da qui nasce l'innovazione, nasce il cambiamento, che non è necessariamente una buona notizia per le compagnie, perché sostanzialmente dare un servizio maggiore, dare maggiore flessibilità all'utente, offrirgli una barriera all'uscita più facile, significa probabilmente avere margini minori, ma e clienti più soddisfatti. Certo. Grazie. Edoardo, allora, anche Xeme innova il mercato delle assicurazioni. Il tema non è solo digitale, ma è proprio il modello di business vostro che è diverso. Sì, cambia proprio il modello di business. Io per raccontarvi che cosa facciamo, vi parlo di un piccolo problema che immagino sappiate tutti ha il settore assicurativo, ed è l'unico settore al mondo che ha il ciclo economico invertito, no? Cioè noi siamo abituati a comprare un paio di occhiali, un Mac, una cravatta, compriamo, prendiamo il bene e ce l'abbiamo. L'assicurazione soffre di quel piccolo problema dell'alea che genera nel consumatore un malcontento. Dici, io pago il premio, no? Vabbè, è una scommessa che sto facendo. Poi, mannaggia, è passato un anno, due anni, tre anni, pago queste polizze, non ho mai avuto un sinistro, ho la sensazione che la compagnia mi stia fregando, no? E quindi cosa fa Axieme? Axieme fa una cosa molto semplice. Axieme, tramite la sua piattaforma digitale, raggruppa persone che hanno una medesima copertura assicurativa e il nostro algoritmo, alla scadenza della polizza, ti rimborsa una parte di quello che hai pagato in funzione dei sinistri che sono avvenuti nel tuo gruppo.
con la semplice logica del minori sinistri, tanto maggiore è il give back che puoi avere. Quindi noi andiamo a cambiare paradigma rendendo trasparenti delle informazioni di cui oggi l'assicurato standard non è a conoscenza, perché l'assicurato sa quello che paga, ogni anno si ripresenta l'assicuratore all'uscio richiedendo il pagamento del premio con la quietanza dei rinnovi, io continuo a pagare, ma non so bene perché continuo a pagare questo. Invece noi, tramite il nostro modello digitale, perché ogni nostro assicurato ha accesso alla sua propria dashboard, nella quale in tempo reale vede il cashback, quindi ho pagato 100 euro di polizza, quant'è il mio cashback attuale? 23 euro, 22, 36, in funzione dei sinistri che sono avvenuti all'interno della community. Quindi il nostro target sono community di persone che hanno una medesima esigenza assicurativa. Quindi anticipo magari una domanda e ti rispondo, noi non vendiamo ad oggi ancora polizze a catalogo, ma lavoriamo su un modello on demand. Quindi nel momento in cui si rivolge a noi una community per chiederci una copertura assicurativa, noi costruiamo la polizza ad hoc sulla community, su questi membri, e forniamo la copertura per tutti i suoi aderenti. E ci fai un esempio di community e di prodotti che acquistano? Sì, ti posso fare un paio di esempi. Noi ad esempio stiamo assicurando, siamo prima di aver lanciato sul mercato una polizza per i modelli di social eating, non so se conoscete la piattaforma Gnammo. Io sì, non so se tu. Gnammo è una piattaforma di social eating dove, se siete appassionati di cucina, vi iscrivete, potete pubblicare un menu e decidere un prezzo per questo menu e invitare persone a casa vostra che verranno pagando chi 5, 6, 7 euro il prezzo che deciderete, conoscerete gente nuova e cucinerete. Gnammo ci contatta e ci dice: io ho un problema, ho più di 300 cuochi sparsi in Italia che hanno l'esigenza di essere coperti, però, perché comunque invitano persone a casa loro, certo, cucinano per loro, hanno una responsabilità, no? Nel caso di una qualsiasi intossicazione alimentare o così via. Noi abbiamo costruito questa polizza sulla community di social eating, e da lì in realtà siamo partiti con Gnammo, ma stiamo assicurando anche la piattaforma Victu, prossimamente un'altra piattaforma che si chiama Socialiti, eccetera. I bike, bici elettriche. È un mercato in forte crescita. Ad oggi non esiste sul mercato italiano una polizza che assicura le bici elettriche, e quindi si sono rivolti a noi dei concessionari distributori di e-bike, hanno detto: io quando vendo i miei clienti voglio potergli fornire la copertura. Servizio. Quindi abbiamo creato ad hoc questa polizza, siamo i primi tra l'altro a lanciare sul mercato una polizza per le e-bike, e assicuriamo quindi la community delle persone che vanno ad acquistare, che condividono la medesima passione, perché poi il profilo dell'e-biker è molto, molto ben definito, e quindi la cerchia, così le chiamiamo noi, sono le cerchie, la cerchia degli e-biker. Ma può essere anche uno strumento di welfare aziendale? Cioè la comunità può essere un'azienda per voi? Assolutamente, infatti noi stiamo già sedendoci al tavolo con i direttori di risorse umane di diverse aziende, uh-huh, che vedono un enorme potenziale nel nostro modello anche per attività di CSR, certo, Corporate Social Responsibility. Mi spiego meglio. Se voi foste tutti dipendenti della stessa azienda, io potrei assicurare tutti voi con la polizza sanitaria, che è il benefit magari che vi fornisce l'azienda. Alla scadenza della polizza l'algoritmo dice qual è il give back che viene rimborsato alla SPA o alla SRL in questione, che guarda caso può utilizzarlo per attività di charity, ulteriori, può utilizzarlo per riverniciare il nido aziendale, può utilizzare per comprare dei nuovi arredi e così via. Chiaro, grazie. Allora, invece poi, diciamo, una delle... ne parliamo con Paolo e con Luigi, no? C'è un altro tema invece delle assicurazioni, chiamiamole così, tradizionali, che a un certo punto hanno deciso di digitalizzarsi, no? Cioè ora parliamo di due temi diversi. Il primo con Paolo è: di fatto voi ora siete una compagnia di assicurazioni, come Square Life, ma questo non succede come prima cosa. Come prima cosa voi aiutate le compagnie di assicurazione ad andare sul web, cioè voi siete un... no? Esatto. Sì, esatto. Che è stato il primo passo, no? Dice, la prima digitalizzazione è: ok, ora non vendiamo più nell'agenzia fisica, iniziamo a vendere sul web. Sì, buonasera a tutti. Noi siamo un'azienda di software svizzera di origine, tuttora gran parte delle nostre operazioni sono in Svizzera.
e facciamo l'intera piattaforma software per far funzionare un'assicurazione, principalmente vita. Abbiamo 16 clienti, gestiamo 1 milione di polizze circa per HSBC e altri soggetti di quel mondo, soprattutto in Svizzera e in Germania. 4 anni fa abbiamo comprato un'assicurazione. Questo perché per due motivi principali. Primo, perché il team che abbiamo, che è una 40 di persone, scalpitava perché voleva fare cose nuove, e i nostri clienti assicurativi, come dire, a volte non comprendono molto magari certi passaggi dell'innovazione. Per la gioia di Simone ed Edoardo, loro si sentivano soddisfatti di essere sul web con voi, e intanto loro li sorpassavano a destra. No, esatto, tra l'altro, se mi perdoni solo una parola sul modello di business, che magari è interessante, già dalla nascita il sistema funziona as a service, è già nato as a service 20 anni fa, e funziona completamente a performance, quindi la trasformazione digitale, se Generali decide di portare le proprie operation sui nostri sistemi, non paga nulla e pagherà ogni polizza che andremo a gestire. Esattamente come funziona. È un unico sistema che gestisce tutte le polizze di tutte le compagnie in white label. Avendo questa sorta di quello che il nostro CEO chiama l'aeroporto, cioè il posto dove tutti gli aerei vanno, a questo punto abbiamo pensato di fare una airline. E quindi abbiamo comprato un'assicurazione in Liechtenstein. E siamo a questo punto nella condizione di avere l'intero stack tecnologico e la licenza assicurativa, che è una situazione credo piuttosto unica, che rara, forse unica. Mossi da quel punto ci muoviamo con una situazione nella quale possiamo fare dal B2B più estremo, che è l'intera digitalizzazione di un'assicurazione, a il B2C più estremo, che è vendere direttamente online a consumatori dei prodotti che ci inventiamo dalla sera alla mattina. Perché siamo assicuratori, quindi abbiamo il nostro rischio, il nostro riassicuratore, la nostra licenza, tutto l'ambaradan. Cosa nasce da questa cosa? Esperimenti. Non abbiamo nessuna idea di come questo mercato evolverà, non abbiamo proprio la più vaga idea di quali saranno i modelli vincenti. Abbiamo una capacità sperimentale, perché essendo poco più di 40 persone ed essendo seduti su un sistema di software che ci garantisce, ci paga le bollette e gli stipendi, possiamo sperimentare molto. Gli esperimenti in questo momento sono su 3 prodotti principali. Un prodotto vita puro, quindi puro rischio morte, che si chiama Turtleneck, ed è un prodotto interamente mutualistico, quindi noi teniamo della polizza solo la quota amministrativa, che sono 18 euro all'anno, e tutto il resto finisce in un pool che viene restituito al cliente alla fine dell'anno e diventa il punto di partenza per l'eventuale rinnovo. Può uscire in ogni momento, le cose che abbiamo già un pochino sentito. Che mi dicevi, è un prodotto più indicato per i professionisti? Cioè una cosa no, in realtà è un prodotto assolutamente completamente universale. Stiamo sviluppando una declinazione di questo per il mondo delle partite IVA, più legato all'invalidità, sì, che è un vero tema per i nuovi lavoratori. C'è un enorme buco di servizio in quell'area lì, che secondo me l'Insurtech dovrebbe indirizzare, perché è incredibile la differenza di copertura tra, non dico l'operatore di Foodora, ma anche un normale partita IVA come me e un dipendente, è incredibilmente vasto. Certo. E questo è un prodotto. Abbiamo poi un prodotto che va, diciamo, nella categoria degli instant, che è 1 euro una persona un giorno, solo accident, quindi io lo compro, è un token, in buona sostanza è una chiamata, un API, prendo la bici, vengo stirato da un taxi e prendo 5.000 euro se mi rompo una gamba. Super semplice, fotografo il certificato medico e riceve 5.000 euro. Tutto questo ovviamente è automatizzato, immaginate cosa possiamo fare dal punto di vista operation in 40 persone, niente. Fanno tutto i software, ovviamente. Abbiamo poi un terzo prodotto, che è quello che ci paga invece una parte delle bollette, è un prodotto più tradizionale, si chiama Beauty Protect, è popolarissimo in Germania,
ed è, ci sono due assicurazioni in Europa sulle complicanze della chirurgia plastica. Noi abbiamo uno di questi due, lo vendiamo soprattutto in Germania a botte di migliaia al mese, è un prodotto di grandissimo successo. Solo veramente ti rubo un secondo su perché diciamo sperimentare anche sui prodotti tradizionali. Beauty Protector sostanzialmente ti protegge se tu fai un intervento, il 13% degli interventi di chirurgia plastica finisce male, non per errore del medico ma per complicazioni. Questo è normale, è ok, succede, noi paghiamo queste complicazioni mediche. Abbiamo esposto a una parte della nostra popolazione una cosa che di nuovo, prendendo il tuo esempio, non è una vera assicurazione ma è una sorta di garanzia, che è: non mi vedo come mi aspettavo essere il risultato. Ora, lavorando noi su sistemi essenzialmente algoritmici, possiamo esporre questa funzione, che costa 80 euro in più, e vedere 6 mesi dopo se le persone la eseguono. Se le persone non la eseguono, beh, si sono sentite molto meglio psicologicamente, ottimo, e noi ci teniamo gli 80 euro. Se le eseguono moltissimo, noi non andiamo bankrupt, perché l'abbiamo esposto solo su una parte della popolazione, e però il sistema sta in piedi, ne possiamo provare tantissime di queste cose, proprio perché alla fine il nostro è un unico sistema software dove la creazione di un nuovo prodotto richiede 3 giorni a essere esagerati. Venderli è un altro problema ancora, ma questo lo sappiamo tutti. Luigi, come va? Ti fanno un po' invidia questi 3 giorni o... Certamente sì, devo dire che io sono nuovo del mondo finanziario, assicurativo, sono in sala assicurazioni da un anno e nelle mie esperienze precedenti io sono sempre stato in aziende molto tecnologiche e il mondo delle assicurazioni tradizionali effettivamente è un mondo molto vicino al mondo bancario, abbiamo gli stessi problemi che sentivo prima dai colleghi delle banche, quindi abbiamo mainframe. Abbiamo anche per natura del business tante persone, per esempio noi abbiamo tante persone che fanno operation perché voi sapete che gli avvocati che non hanno più tanto lavoro vivono oggi con i divorzi e con gli incidenti, quindi noi abbiamo tantissime lettere ogni giorno di persone che provano, anche quando non ci sarebbe spazio, a far causa per guadagnare 500 euro in più. È un mondo che ha bisogno di una trasformazione radicale. Perché proprio noi quest'anno con il mio arrivo in Sara, ma già il processo era partito prima in Sara Assicurazioni, è partito un piano fortissimo di trasformazione digitale che è stato classificato proprio come rischio strategico, è stato giustificato a rischio strategico perché le compagnie assicurative tradizionali sono compresse oggi dal mondo di questi signori che si inventano servizi, sono agilissimi, velocissimi, gli insurtech fanno i prodotti instant, con alcuni anche cerchiamo di collaborare per imparare, e poi c'è il mondo dei GAFO, diciamo Google, Amazon, Facebook ed Apple, che molto facilmente, utilizzando anche PSD2, eccetera, possono disintermediarci e vendere prodotti. C'è il trend dell'automotive, le macchine che tra 15-20 anni, magari prima, si guideranno da sole, quindi oggi i prodotti che vendiamo, che assicuriamo il mezzo, non avranno più senso perché dovremo capire cosa assicurare. Abbiamo le banche che vendono prodotti assicurativi, insomma abbiamo chi vende tecnologia che vende anche il prodotto assicurativo, quindi c'è una tempesta perfetta che in questo momento farebbe dire che lo scenario più probabile è che le assicurazioni tradizionali diventino delle commodity, che è quello che succede anche quando andiamo sul mondo dell'e-commerce, se andiamo a comprare oggetti su Amazon, molto spesso non sappiamo più qual è il brand che stiamo comprando, perché stiamo comprando da Amazon che poi rivende sotto i vari prodotti. Quindi per rispondere a questo rischio enorme che abbiamo di fronte, e noi abbiamo da una parte l'esigenza di, come dire, di non distruggere il business che oggi ci paga gli stipendi. Noi abbiamo una rete di agenzie molto capillare, molto forte, abbiamo un brand molto conosciuto, siamo anche gruppo ACI, quindi abbiamo credibilità di azienda anche solida e seria sul mercato. Quindi dobbiamo sicuramente continuare a mantenere la rete tradizionale degli agenti. C'è anche un problema di complessità dei prodotti che vendiamo, quindi, che è comune anche al tema bancario che sentivo prima. Il prodotto non è semplice, spesso è prodotto assicurativo, quindi è giusto che ci sia anche il consulente
assicurativo. Dall'altra parte dobbiamo essere pronti a metterci almeno sullo stesso livello di questi signori che sono alla mia sinistra. E quindi per far questo abbiamo avviato questo piano che è un piano sfidante a dir poco, perché in un anno praticamente il nostro obiettivo è di abbandonare tutti i sistemi legacy, piattaforme vita, piattaforme danni. Noi abbiamo tutti i prodotti, vanno dall'auto fino passando per tutti i tipologie di rami elementari e prodotti vita. In un anno abbandoniamo tutti i sistemi legacy, mainframe compreso, DB2 eccetera, avremo tutto in cloud, tutto sviluppato in ottica mobile e tutto digitalizzato con firma elettronica, con applicazioni native mobile. Abbiamo già rilasciato un prodotto, per esempio, anche di chatbot per cambiare anche meccanismi di comunicazione e di interazione con i clienti finali. È un programma rischiosissimo, che però è stato, come dire, approvato dall'azienda, perché il rischio strategico è molto più alto se non facessimo nulla. Quindi adesso siamo nel mezzo di questo tremendo piano di trasformazione, che è anche un piano di change management, perché potete immaginare che al mio interno, io come sono stato catapultato in questa realtà, ho un team di persone IT che non sono ragazzi di 22-25 anni appena usciti dall'università, sono persone un po' più mature che magari hanno lavorato per 20-25-30 anni su Lotus piuttosto che su mainframe, e quando gli dico che ci sono COBOL, quando ci sono tecnologie in cloud, a volte scrivono proprio all'audit per dire: questo è matto, questo sta mettendo a rischio la sicurezza dell'azienda, fermatelo prima che sia troppo tardi. Non sto scherzando. E quindi sono anche queste dinamiche per me estremamente interessanti, perché sono nuove. E cambieremo pelle in un anno cambieremo pelle, staremo nel frattempo facciamo anche dei servizi innovativi e staremo pronti per restare al passo con realtà molto più agili e giovani della nostra. No, innanzitutto diciamo, hai già, cioè, tu sei partito dalle similitudini al mondo bancario, però hai già detto una cosa abbastanza disruptive, nel senso che noi prima abbiamo sentito anche grandi banche, anche banche molto innovative, che non hanno mai detto io dismetto i miei sistemi, uno ha detto no, io parto from scratch, l'altro ha detto no, io mi ritengo, un altro ancora ha detto no, io ho fatto una banca parallela che lavora tutto in cloud e fa... Voi invece no, voi poi in un anno avete deciso di piallare tutto e ricominciare da capo, che è una cosa abbastanza interessante. Ti chiedo, a parte appunto che io la cosa che dico è vero, fa un po' spavento, poi ti denuncia dall'audit, però d'altra parte innanzitutto questo secondo me potrebbe avere anche dei benefici economico-finanziari notevoli, no? Che magari lo raccontavamo prima, non so se nell'assicurazione è uguale, però oggi nelle banche l'80% delle risorse se ne va a mantenere i sistemi legacy. Seconda cosa, questo vi darà anche una marcia in più sui nuovi servizi, cioè faccio un esempio, fare oggi intelligenza artificiale che, allora, nel mondo delle assicurazioni sta diffondendo tantissimo, in varie forme, dal deep learning, a qualsiasi forma uno può immaginare, oggi si fa. Vi aiuterà anche in questo, cioè non è solo un tema, è anche un tema di velocità nei nuovi servizi che dovete lanciare. Assolutamente, cioè, allora il piano è, ripeto, sì, è verissimo, infatti il programma è assolutamente sfidante, però siamo arrivati ad aprile, siamo ancora in on piano. Track. Siamo on track, sì, io domani ho un comitato in cui racconterò che siamo ancora on track e stiamo facendo vedere mese per mese che i sistemi nuovi che stiamo sviluppando funzionano, quindi anche per rassicurare un po' il manager, perché... sì, le aree di miglioramento sono enormi, sia nel time to market e nello sviluppo dei servizi, quindi l'obiettivo è quello di arrivare anche noi a sviluppare nuovi servizi in 2-3 giorni, perché avremo delle architetture moderne, microservizi, e quindi un nuovo prodotto potrà essere disegnato in maniera molto agile e veloce. Avremo il continuous integration, continuous delivery, questi concetti, insomma, voi sapete che aziende moderne come Google o Facebook fanno 100.000 rilasci al giorno, noi impareremo a fare dei rilasci a motori accesi, quindi ad agenzie accese, senza interrompere i servizi. Oggi qualsiasi cosa viene fatta la notte, bisogna spegnere i sistemi, eccetera, eccetera. Faremo delle cose impensabili per voi umani. E c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale, che è un tema enorme, che ha due ricadute per noi. Una è il tema dell'ottimizzazione, l'efficientamento, la riduzione dei costi, perché come dicevo prima, noi abbiamo tantissime persone oggi che fanno operation. E abbiamo dei programmi, si guardano le fotografie del sinistro a mano, guardano le fotografie, caricano le denunce sulle piattaforme, vedono se la denuncia ha il numero della targa giusta e così via.
Noi stiamo già sviluppando dei sistemi di intelligenza artificiale che vanno nell'ottica di automatizzare questi processi, quindi man mano che le persone andranno in pensione non saranno rimpiazzate da altre persone che faranno operation, ma possibilmente da ragazzi che faranno IT, spero. E l'altro campo invece è quello dei servizi nuovi, quindi le tecnologie saranno utilizzate ad esempio per avere delle chatbot con dietro dei modelli di intelligenza artificiale, piuttosto che dei motori che faranno recommendation, suggerimenti di nuovi prodotti, e andremo sempre di più verso un tema della customizzazione dei prodotti, che oggi appunto il paradigma qual è? Che ci sposteremo dalla vendita della polizza alla vendita di un vero e proprio servizio, che tipicamente non sarà mai fatto più soltanto dall'assicuratore, ma sarà fatto in partnership anche da un fornitore di tecnologie, e grazie all'intelligenza artificiale sarà profilato sulle esigenze specifiche del cliente. Ad esempio, per capirci, entro fine anno avremo il prodotto di Sara, è stato molto innovativo. Sara Assicurazioni lanciò anni e anni fa un prodotto che si chiama Sarafi, che è il prodotto a chilometro auto, quindi c'è la black box sulla macchina e vieni premiato se guidi meno di 4.000 chilometri. Il prodotto nuovo invece sarà premiante se guiderai bene. Come si fa a calcolare se guidi bene? Bisogna guardare centinaia di diversi parametrini che sono trasmessi dalla black box, che riguardano dove guidi, quanto guidi, che strade guidi, quanto freni, quanto non freni, quanto giri bruscamente, cioè tutte queste cose andranno in un profilo che sarà premiante per il guidatore più prudente. Queste sono le cose che avranno impatto anche sui prodotti finali che venderemo ai clienti. Non mi assicurerò mai con voi, perché non sarete competitivi nel mio caso. Abbiamo anche prodotto per chiudere. Dice mia moglie che io guido male, quindi... No, esatto, dico questo io per me no, perché pagherei il premio più alto in assoluto. Aldo. Ti piace questo mondo dell'insurtech? Cos'è che ti piace? A parte che è interessante anche perché, appunto, secondo me spesso in alcuni ambiti è ancora in evoluzione anche più veloce rispetto ad ambiti del fintech. E poi mi sembra che, appunto, ne parlavamo prima, sì, uno magari si può lamentare che la compagnia, siccome non gli succede niente, gli sta rubando dei soldi, però cioè, ci risolve pure un sacco di problemi, cioè una roba che ti dà un'utilità immediata, ecco, lo ricordava prima Simone, cioè voglio uscire la bicicletta, mi compro un'assicurazione, vado a sciare, ho un problema di copertura, no? Ciao a tutti, sono Aldo e da 5 minuti non uso il fintech. E poi rispondo, ciao Aldo. Dai, sono due giorni intensi, ci siamo divertiti, insomma, siamo arrivati alla fine, quindi tutto è fintech. Anche queste cose, l'insurtech, questa branca, che doveva essere la prima cosa di fintech in realtà, prima ancora di far nascere i pagamenti digitali, le piattaforme di lending, piuttosto che di trading, eccetera. Non capisco come mai il mondo, diciamo, delle assicurazioni sia rimasto così tanto immobile alla preistoria, alla carta, all'assicuratore, all'agenzia, quando di fatto era il primo che poteva essere, tra virgolette, aggredito e aggredibile. Oggi ci stiamo svegliando così tardi, però in realtà c'è un potenziale enorme. L'esempio che faccio è che quando adesso si parlava di scatole nere, no? Queste sono tante tecnologie che poi incontrano altre tecnologie, quindi noi parliamo di insurtech, però in realtà insurtech più IoT della scatola nera, più big data che vengono elaborati, insomma, questi dati che passano da questi dispositivi, è tutta un'aggregazione, come se fosse un grande feed che raccoglie tanti post, tanti contenuti, eccetera, che sono le nostre vite. Quando sono andato a rinnovare la mia polizza assicurativa, l'assicuratore che ha tutte le automobili della mia famiglia, il papà, la mamma, il mio fratello, eccetera, mi fa un preventivo e mi dice, ti costa tot, e dico, caspita, costa tantissimo, dice, no, fatti un Porsche. Sì, grazie, ha detto, grazie per l'augurio, per ora accontentati di questa macchina, ti sto facendo. Dice, no, se ti fai il Porsche costa di meno, perché si presume che ovviamente il macchinone che fai 4 euro al litro lo guidi soltanto nel weekend e quindi l'assicurazione ti fa pagare di meno. Vabbè, facciamo finta che non mi faccio il Porsche, fammi pagare di meno. Installati la scatola nera. Va bene, installo la scatola nera. Vado su eBay,
o su Amazon, vedo quanto costa, dico, vabbè, si può fare alla fine un giocattolino, qualche decina di euro, la installo. No, ma guarda che se installi la nostra scatola nera ti costa ancora di meno, perché ovviamente in quel caso il prezzo sono io, sono le mie abitudini, i miei comportamenti, tu sai dove vado a fare la spesa, a quanto ci vado, se ho l'amante, eccetera, perché faccio un determinato tragitto, sai gli orari in cui utilizzo il mio veicolo. In realtà questo è un po' il pro e il contro di questo mondo, no? Quindi da un lato noi accettiamo di essere super controllati per migliorare la nostra esperienza e anche il nostro, la nostra, diciamo, i soldi che noi spendiamo per usufruire di un servizio, quindi andare a migliorare il nostro guadagno da questo punto di vista, però accettiamo tutta una serie di condizioni, che poi in realtà è un giusto prezzo da pagare, a mio avviso, no? Un altro mondo che mi piace molto e che sta iniziando a esplodere un pochino, degli esempi che ne sono usciti anche fuori, sono le cosiddette instant insurance, quindi poter andare ad assicurare non la mia gamba o le mie braccia contro un infortunio che continuo a pagare ogni mese la mia polizza a fine mese e poi facendo corna non voglio mai infortunarmi, ma in realtà se sto andando a giocare a calcetto e quella mattina mi sono svegliato male, non sono sicuro di poter essere efficiente o magari mi fa meglio purgarsi in salute, io assicuro le mie gambe, le mie braccia, il mio femore per quella singola partita di calcetto. È una roba che se vai dall'assicuratore, se andavi all'assicuratore fino a 2 anni fa ti rideva in faccia, dice sì vabbè ti assicuro la partita di calcetto, cioè qualcuno in UK e in US assicura addirittura il gatto, dice sto partendo per le vacanze e allora metto l'assicurazione sul gatto, esiste anche questo. Quindi è un bellissimo mondo, facilmente credibile, dove ci sono grandissime potenzialità. E poi l'esempio pure che mi aveva portato prima, c'era una società che faceva uno software che a un certo punto dice beh sai che c'è, anziché regalare la tecnologia ad altri che poi ci fanno i soldi veri, ce li facciamo, facciamo prima a comprarci noi una compagnia e a sviluppare i nostri prodotti. E questa è la grande potenzialità anche del fintech, il fatto che una volta si ragionava con questi enormi silos che non comunicavano tra di loro, questi totem, questi granitici, le banche che sembrava una roba gigantesca, inespugnabile, una fortezza inespugnabile, l'assicurazione, un qualcosa dove non c'entrerò mai, c'entro solo per usufruirci di quel servizio e pagare. Oggi ci rendiamo conto che è facilissimo entrarci anche da attori principali e iniziare a crearci del business. Il ragionamento che si può fare, il next step, mi perdonerai, ma Alessandro lo sai che io sono fissato con tutto il settore delle cripto, il filone blockchain, ma secondo me non esiste assicurazione che non possa e che non debba passare da blockchain, e quando dico blockchain, scusate, ma sono uno di quei fanatici che blockchain ce n'è una sola, è quella di Bitcoin. Le altre sono giocattoli che vengono creati ad hoc perché fa di moda, è una moda dire faccio una cosa su blockchain. Quindi tutto ciò che deve essere certificato, quale miglior, cioè visto che io sono un utente, no? Quindi io faccio la mia assicurazione sia sulla singola esperienza, la partita di calcetto, la vacanza, eccetera, sia l'automobile, la casa, la vita, facendo corna. Sono un utente di una grande community, no? Quindi le community dei singoli assicurati di quella compagnia, che sono comunque tanti, quindi se io faccio un incidente, se mi tamponano eccetera, magari lì, non quello dietro di me ma 2 macchine dopo, c'è un assicurato della mia stessa compagnia, è lui che deve fare l'accertamento del danno che c'è stato. Un'applicazione sul cellulare, su blockchain, lui è un nodo della rete, viene certificato, non c'è bisogno di aspettare una settimana che vada il perito ad esperire la pratica, a vedere se effettivamente la botta l'hai avuta a destra o a sinistra, se ci hai avuto 1000 euro di danni piuttosto che 300 euro, e automaticamente la stessa rete ti emette il premio, il rimborso del danno. Cioè, secondo me è banale nella sua, diciamo, è veramente banale questa considerazione, però non vedo perché non si faccia. Questa è una provocazione forse che lancio un po' ai presenti. Perché non si fa? Velocemente, e poi sentiamo il pubblico. La provocazione in realtà non indicate solo Luigi, dai, anche voi non siete su blockchain ancora. Ma in realtà ci sono delle sperimentazioni in corso su blockchain, delle assicurazioni proprio per implementare alcuni dei modelli che citavi, quello della liquidazione immediata tramite modelli di asta cieca. Quindi non c'è proprio tutto quello che è raccontato dalla sessione del perito,
una parte di questo processo sta già pensando di implementarlo, quindi è assolutamente più che realistico come scenario. A me è piaciuto molto quello che hai detto tu prima, no? Hai detto una cosa fichissima, cioè noi lo facciamo perché ci rendiamo conto che è molto di più quello che potremmo perdere nel non farlo. Questa cosa è di una rarità incredibile. Cioè io, poi tu magari mi smentirai o mi smenti, io sono circondato quando vado agli appuntamenti, incontro compagnie eccetera, da chi la pensa esattamente al contrario. Cioè sono tutti arroccati, quindi perché questo non succede? Forse una risposta. Non succede perché, vi sto per dire una cosa, siete pronti tutti seduti, perché si è sempre fatto così. Cioè che è la risposta più idiota, ma vera, reale, che di fatto ci danno. Cioè quando io dico, beh, ma perché non avete mai assicurato le e-bike? Ti ho fatto l'esempio, sì. Non esistevano. Non esistevano fino a 5 anni fa, però adesso esistono, perché loro si basano sulle statistiche. Io un incendio di una casa ce le ho le statistiche, le assicuriamo dal 1890, quindi più o meno una statistica di quanti incendi ci sono ogni anno, poi man mano diminuiscono perché ci sono sempre più sistemi di controllo e sistemi antincendio, però non ce l'ho sugli bike, ho capito. E allora mi piace tantissimo quello che ha detto lui prima, la proviamo. Cioè facciamo, e tanto che cosa potrò mai perdere? Voglio dire, essendo una mega compagnia che comunque testa su una mini community un nuovo prodotto, cosa potrò mai avere da perdere? E lui, tu me ne conferma, cioè che non è che poi perdete così tanto dal punto di vista poi di... Anche se ti va male l'andamento, il famoso andamento SP, no? Che è il termine tecnico in compagnia per... sinistri fratto premi, no? Fondamentalmente la compagnia raccoglie dei premi e scommette che non deve sborsare i sinistri, quindi se è più di 100 maluccio, se è meno di 100 ci siamo. Anche se il tuo SP è negativo su uno dei 32 rami, dei 48 o dei 56, certo. No, Giorgio, ma dal mio punto di vista, effettivamente, è una visione un po' diversa da Edoardo. Io vedo le cose succedere con una certa lentezza, ma vedo succedere. Ad esempio, sul tema delle blockchain, ci sono già dei prodotti assicurativi che girano su blockchain, sono sostanzialmente UK-centrici. Me ne vengono in mente due, ma ne ho vari da citare. Allora, il primo è un prodotto di AXA sui ritardi voli, che gira totalmente su blockchain, su cui sostanzialmente tu hai il pagamento del rimborso se il tuo volo ritarda un certo tipo di tempo. Secondo, ci sono delle polizze parametriche offerte da Aviva UK, su cui sostanzialmente tu scrivi un prodotto polizze viaggio, per cui se il tempo è brutto hai delle coperture del prezzo che hai pagato sulla base delle condizioni temporali. Entrambi girano su un prodotto di blockchain. Sono solamente all'inizio, ma ci sono tantissimi tavoli di sperimentazione ad oggi in piedi. Le cose succederanno, che sostanzialmente serve il tempo. Per quanto riguarda invece la predisposizione delle compagnie all'innovazione, secondo me ad oggi le compagnie hanno una grande opportunità, che è quella di aver visto altre industrie totalmente cambiare in modo molto velocemente. Il banking è stata abbastanza una distraction, cioè migliaia di filiali chiuse per operation sul web, dall'editoria ai giochi, alla musica, la disintermediazione, la digitalizzazione è stata molto rapida. Sto facendo la domanda perché l'assicurazione arriva ora. Perché tipicamente il consumatore e il cliente medio dell'assicurazione a livello di età è ora il digitale. Okay? Mentre io apro il mio primo conto corrente quando entro all'università o comincio a leggere i libri subito, e da lì l'industria si è digitalizzata, la prima assicurazione me la faccio quando ho la macchina o sulla casa quando ho una casa. Quindi questo consumatore digitale arriva ora nel mondo dell'assicurazione ed è ora che succederà. Okay? Per questo apparentemente può sembrare che sia in ritardo, in realtà è in linea con quelli che sono i trend tecnologici. Come dire, tutte le cose dette è difficile aggiungere. Quindi faccio solo degli esempi proprio di vita pratica. Alcuni clienti che abbiamo nella parte software della nostra azienda hanno delle infrastrutture tecnologiche che non sono fuori, non è che sono fuori mercato, sono nei musei, tecnicamente nei musei, cioè sono proprio
le tengono lì nei musei. Quindi è difficile fare la blockchain se prima non porti i tuoi dati in una cosa che è vagamente accessibile da un browser. È incredibile lo sforzo che riuscite a fare. Si può fare in un anno. Noi normalmente una transazione, parlo del software di un cliente, la facciamo in 6 mesi. Tutte le operation le facciamo in 6 mesi. Si può fare. È molto più difficile dentro un'azienda. Io ho fatto il chief digital officer in varie aziende nella mia vita, tra cui la Ferrari. Dentro un'azienda hai quel tipo di cose, non si è mai fatto, non si può fare, l'IT non è pronto, non abbiamo le persone, eccetera. Su perché non si sperimenti è perché le assicurazioni in realtà falliscono moltissimo. Cioè i prodotti assicurativi per lo più non fanno utili. Diciamolo. È normale. Quindi è chiaro che le assicurazioni hanno paura, perché sono, è del loro mestiere, è un lavoro nobilissimo, quello di avere a che fare con il rischio estremo, che è l'assoluto fallimento del modello. Ma è un'ora che ti sto e non sto dicendo che non è un ponte che crolla, perché poi il sistema ha le riassicurazioni, il sistema è molto solido, ma già oggi ci sono molti prodotti assicurativi che non funzionano, lo sappiamo tutti. Quindi io lo capisco un po' di resistenza, perché è difficile fare un prodotto di successo, diciamo la verità. Molti prodotti assicurativi non hanno alcun successo e ci fai il marketing e le spieghi agli agenti, le mandi nella rete eccetera e non piacciono, la gente non li capisce, si dirà ma certo, perché poi ci sono 980 pagine di condizioni generali eccetera, non è solo quello, che è proprio un lavoro difficile, io lo faccio da pochissimo, sono proprio l'ultimo degli ultimi di questa tavolata, da poco più di un anno, è un casino pazzesco l'assicurazione, una delle cose più pazzesche che ho fatto in vita mia, quindi è veramente complicato. Un ultimo punto, io credo che dobbiamo prendere questa occasione dell'insurtech e dell'innovazione per fare anche collettivamente dare una nuova immagine alle assicurazioni, cioè le assicurazioni sono viste veramente come la fregatura suprema, non è vero. Sarà che io sono un po' paranoico, quindi ero già assicurato prima di occuparmi di questo. Però dobbiamo veramente fare uno sforzo tutti quanti, perché le assicurazioni sono una cosa utilissima, se correttamente prezzata, spiegata bene. Certo che se si fanno i PPI, per qualcuno di voi nel settore, ecco, non alziamo il velo sui PPI, perché è chiaro che se le assicurazioni continuano a fare questo genere di cose, i PPI sono le assicurazioni attaccate ai prestiti al consumo. In UK ci sono stati scandali giganteschi, in Italia c'è stato un problema recente pazzesco, ecco, smettere di fare queste cose, cominciamo a smettere di fare queste boiate e non sarebbe male, ineseguibili, con delle condizioni generali scritte in ostrogoto, cioè roba veramente inguardabile. Ovviamente il legislatore e le autorità regolatorie arrivano fin dove riescono ad arrivare, arrivano tipicamente dopo, quando il danno è fatto. Tutti noi, secondo me, collettivamente dobbiamo anche essere chi può autocritico e settare il mercato, per esempio sulle instance, secondo me in una maniera sana, cioè evitare che anche su questi nuovi mercati si cominci subito a fare overmarginazione dei prodotti, insistere sui prodotti che funzionano solo su quelli, queste catene distributive opacissime dove non si capisce bene dove sia il margine. Secondo me dobbiamo essere un po' tutti insieme, perché sennò ricadiamo lì da cui partiamo, ai PPI. Un'ultima nota, scusami, velocissima, sull'uso dei dati. Qui veramente c'è un vaso di Pandora gigantesco, perché c'è stato un caso recentemente in US, tariffa sicurezza, penso al tuo caso dell'auto. Io e te abbiamo un reddito diverso e io ho un prezzo diverso dal tuo, pur avendo lo stesso coefficiente di rischio. È giusto o sbagliato? Dipende dal momento in cui usi il veicolo, da come lo utilizzi. E se invece dentro il sistema c'è la variabile reddito, è giusto o non è giusto usare la variabile reddito? Perché tecnicamente probabilmente quelli più ricchi sono più rischiosi, meno rischiosi. Chi lo sa? Ma il punto è, visto dal punto di vista dell'assicuratore, il prodotto assicurativo può avere dentro dei dati che escono dall'uso del bene che stai facendo? Questa è una cosa che, per esempio, in US
e stanno cercando di venire a capo, ma la realtà è che non dovrebbe, perché diventa veramente Black Mirror, no? A seconda di dove abito posso fare certe assicurazioni e non altre. Il vecchio sistema, nella sua assoluta pazzesca rigidità, i coefficienti, quelle cose lì, almeno era trasparente. Quindi la questione dei big data dentro i modelli di rischio è un tema leggermente più... Non so se sono riuscito a spiegare il caso. Certo. Domande? Una, due. Qui. Posso approfittare su un secondo? Certo. Paolo ha detto una cosa e io ne sono fermamente convinto. Si fa un gran parlare di digitalizzazione nel fintech, poi nel insurtech, okay. Però c'è un tema di fondo, che il prodotto assicurativo è complicato, perché è un mestiere difficile, veramente, e bisogna lavorare tantissimo sulla qualità del prodotto in sé, perché io ti posso fare una polizza anche su un pezzo di carta da formaggio, ma se la scrivo in modo chiaro, che mia nonna se la legge la capisce, cosa copre e cosa non ti copre, cioè quella cosa lì anche su un pezzo di carta funziona. Poi possiamo decidere, la mettiamo su blockchain, te la invio con una push notification, te la metto, come volete voi. Però tutta questa cosa qui, senza il fondo, non andiamo da nessuna parte. E io credo ci sia da fare molto nel sensibilizzare tutti gli operatori, ci metto dentro, tutti gli operatori del settore, su questo, cioè attenti a fare dei prodotti, che è il motivo per cui anche siamo più in ritardo, perché sai, il conto in banca che c'è da capire, cioè fondamentalmente nessuno di noi in sala credo legga i termini e condizioni quando flegga su qualsiasi sito, ok? Nessuno ha letto il fascicolo informativo del proprio conto corrente, però che tanto voglio dire, il conto corrente è quello, se ci metti dei soldi c'hai il saldo, se non ce li metti è a zero, voglio dire, non è... L'assicurazione no, ma se mi rompo la gamba, ma mentre correvo con la luna piena, oppure se c'era Saturno in Giove quel giorno, amico. Allora per quello uno vuole andare dall'assicuratore, vuole la sicurezza e la garanzia. Però il prodotto è il nocciolo, se no possiamo digitalizzare tutto quello che vogliamo, ma... Chi c'era? Sì, io volevo collegarmi anche a un certo discorso che si è fatto sulle banche, visto che si parla anche di bank assurance, no? Nell'altra sala stamattina hanno flashato la famosa frase di Gates che dice banking is necessary, banks not, no? Un discorso analogo può essere fatto per le compagnie di assicurazione. Io sono, lo dicevo prima, un economista d'azienda, sono un revisore, un commercialista, ho seguito sia i bilanci bancari che quelli assicurativi. Io trovo questi secondi ancora più difficili del bilancio bancario. Quello che mi interessava sapere dal panel era come, indipendentemente dall'aspetto fintech che io vedo al momento come in una fase iniziale, sperimentale e rivolta poi a particolari esigenze di copertura dei rischi, come si giustappone rispetto al problema che è centrale anche nelle banche, che genera appunto gli NPL, cioè la valutazione del rischio. Qui parliamo di assessment del risk manager, no? Del prodotto, parliamo di un'assicurazione come se fosse un prodotto, come se fosse un prodotto semplice, ma sappiamo che non lo è, è tutto l'opposto. A me piace pensare che una ventina di persone molto abbienti si incontrino a Londra e decidano per la prima volta di finanziare una grossa spedizione marittima, perché hanno dei soldi da buttare e vogliono fare delle scommesse perché si sono rotti le palle di andare a scommettere al derby ai cavalli, no? La stessa cosa fa il banchiere. In Italia abbiamo bisogno di queste due figure centrali, il banker e chi si occupa dell'assicurazione.
ma sotto un punto di vista professionale estremamente serio e anche in grande, non solamente per le PMI, no? Questo perché se no non ci muoviamo come sistema paese, noi ci possiamo inventare sistemi più algoritmicamente moderni, ma rimaniamo con i piedi per terra. È una cosa che ho imparato facendo il sindaco, lo dicevo prima, Giancarlo? Alessandro, scusami. Facendo per 9 anni il sindaco di una startup nel campo assicurativo, è che occorrono tanti di quei soldi che se uno ce ne mette pochi li perde tutti e non c'è attuario che tenga. Allora, per questo si parla di bank assurance, perché si presume che le banche ne abbiano di più di soldi, ma non è tanto il discorso, sì, infatti non è sempre vero, perché falliscono pure le banche, ma poi sia il settore bancario che il settore assicurativo sono attività vigilate, no? Poi adesso l'IVAS rientra nella in Banca d'Italia e quindi io ho visto le ispezioni e ti vanno veramente ad analizzare col microscopio in ogni punto, sicché a fine anno cambia completamente la situazione dal 1 gennaio, nel senso che il 1 gennaio le riserve erano capienti, a fine anno non lo sono più, no? Il rilascio delle riserve, come si dice in senso tecnico, è sempre difficoltoso e siamo in una situazione di stallo dove rimangono fermamente sul territorio le too big to fail, Generali, in Assi Italia, che poi in Assi Italia in generale, oppure Fara perché c'è l'aria dietro, eccetera, eccetera. Allora, come si mettono? Sentiamo la risposta. Ecco, in relazione poi, in ultimo, così come abbiamo Basilea 1, 2, 3 per il mondo bancario, qua abbiamo Solvency 1 e 2. Grazie. Esatto. Chi risponde? Luigi? Non sono uno specialista, comunque penso abbia risposto lei alla fine. Noi siamo soggetti alla regolamentazione, c'è Solvency 2, noi abbiamo riserve. Avete il ratio come tutti gli altri. Noi siamo nobilissimi rispetto al mercato, abbiamo 3 volte più del necessario, mi sembra una cosa del genere. Poi sta arrivando l'IFRS, che è un'altra cosa super complicata, di cui non si capirà più niente quando si legge un bilancio, ma ci sono tutti i meccanismi per attualizzare rischi. Certo. Quindi non vedo questi grossi rischi rispetto alle banche, anzi, quello che è la mia esperienza, poi appunto sono in questo mondo da meno di un anno, mi sembra che siano dei mondi super regolamentati e molto, molto solidi. Solidi. Prendiamo l'ultima domanda? Era lì? Sì, ce n'avevo una per Aldo. Sì. La storia, non ho capito come è finita, dove hai fatto la polizza, quando l'hai fatta. Sei preso il Porsche, vuole sapere. Mi hai lasciato appeso, quindi ero curioso di capire questa cosa qua. E, poi ce n'avevo una più generale per il settore. Io ho l'impressione che le compagnie assicurative, soprattutto quelle tradizionali, siano un po' ostaggio delle agenzie. Questo è il vero nocciolo, secondo me, soprattutto un po' di sviluppo dell'innovazione della tecnologia, perché magari l'applicazione per l'utente per vedere n cose ci sta, però poi l'adozione dell'agente imprenditore, quindi non più la filiale bancaria, che la filiale bancaria della banca, se voglio chiudere la chiudo, sposto i clienti da una parte. Il problema delle assicurazioni, secondo me, della loro capacità di innovare è molto legata all'agenzia, e quindi fino a che non si... Tra l'altro, se non sbaglio, mi sembra il 70-80% delle polizze nel mondo delle assicurazioni passa attraverso l'agenzia, è ostaggio, scusate, è ostaggio, 98, cioè è una cosa, è un dato che non è uscito qui, ma credo che sia estremamente indicativo di un mercato. Mi fa piacere, Iolo mi sembra che non passa attraverso agenzie, ignora quel mondo, e come Axieme. Square per la parte software passa per le compagnie, ma il mondo delle agenzie probabilmente non lo vede. Su Sara andiamo sul pesante. Ecco, la mia domanda è trovate anche voi che ci sia questa compagnia estremamente... Non siamo ostaggio, ma penso abbia già risposto prima il collega Di Iolo, no? Il cliente nostro oggi non sarebbe in grado di comprare il prodotto online. Il cliente nostro oggi è il padre di famiglia
che fa l'assicurazione per lui, per il figlio, per la moglie, lui vuole andare in agenzia, vuole parlare con qualcuno, gli spiega come il prodotto e magari vuole pagare cash. Noi chiaramente non siamo ostaggio dell'imprenditore agente, siamo ostaggio del cliente, casomai. Quindi la transizione avverrà e sta avvenendo man mano che il cliente si trasforma. Posso agganciarmi lato utente e ti dico anche come è finita la storiella della macchina, ovviamente. Perché ci sono andato in agenzia? Perché online avevo fatto i preventivi, costava di più. Poi ti posso assicurare che avevo messo tutte le cose che si potevano mettere, l'auto in garage, per abbassare il premio. In realtà veniva una cifra spropositata, sono andato là e ho detto, senti, mi arrendo. Cioè, dimmi come fai, perché effettivamente da mio fratello anche la stessa cosa aveva preso la macchina prima di me e pagava di meno. Non riuscivo a capire come fosse possibile, anche con le assicurazioni online, quelle che l'agenzia non ce l'hanno, Direct Line, eccetera, eccetera, senza fare pubblicità. Poi, ovviamente, dico anche un'altra cosa. Il Porsche non me lo sono fatto. Quando me lo vorrò comprare nuovo di concessionario, se, almeno se, quello ti ha detto compra di seconda mano perché la paghi meno di quanto hai pagato la tua. No? Quindi non l'ho fatto e penso che ovviamente non lo farò, se i tempi continuano, sono uno di quelli che i soldi li racconta ma non li fa ancora, quindi devo capire il meccanismo, come funziona bene, e poi inizierò a farli pure io. Hai centrato secondo me una questione importantissima e vengo al discorso di me che vado in agenzia. Io vado in agenzia perché ho bisogno di stare là con quella persona e dirgli devi fare di tutto per farmi risparmiare. La polizza poi l'ho fatta con lui, la scatola nera gli ho detto mettimela te perché tanto alla fine non mi cambiava nulla, ho accettato di farmi controllare anche perché io so l'uso che faccio del mio mezzo e ti dirò di più, se domani mi dovessero dire siccome sto ristrutturando casa e c'ho anche lì un'assicurazione che pago ogni anno così tanto per, visto che ci metto la domotica, se volete agganciarvi ai dispositivi di domotica che vedete quante volte accendo quella lampadina, la caldaia eccetera, fatelo se mi fate risparmiare. Lato utente la vedo così il mio vantaggio dal mio punto di vista. Prego. Allora, innanzitutto piccole informazioni di servizio. Occhio, fare le polizze online infatti non è sempre, non corrisponde sempre a risparmio, cioè molti dicono, ah vabbè, ma c'era anche una pubblicità, non faccio il nome, che no? C'era l'assicuratore che stava sulle spalle di quello, quindi l'assicuratore è quello che ti, no, che sta sulle spalle, ti costa. Occhio, occhio, perché noi pensiamo che sia un problema solo della commissione distributiva, ma c'è anche dietro molto. Vi potrei fare un esempio di una, senza fare nome, una compagnia che inizia con G e finisce con Oid, che tu dici ah perfetto, metto cristalli, ho coperto il parabrezza, no ciccio, c'è una franchigia di 150 euro sul parabrezza, allora quando poi vai da Carglass arrivi lì e ti chiedono 150, ah ma io non lo sapevo, magari se tu vai da Sara o Cattolica Assicurazioni la franchigia è azzerata, quindi è proprio anche una questione di qualità del prodotto e torniamo alla semplicità, il prodotto che deve essere fatto bene, vabbè. Scusate, volevo solo dire questa cosa perché mi hai fatto pensare. No, è tutto. Non ho molto da aggiungere. Io ho lavorato per qualche anno nell'editoria e sappiamo tutti che fine ha fatto l'editoria. Il problema sono le recurring revenue, cioè gli assicuratori hanno il grandissimo privilegio di vivere in un mondo di recurring revenue perché le polizze durano un sacco di tempo. Il problema è come fai i bilanci, come fai i conti economici, perché se tu hai le recurring revenue ma non vendi o non vendi bene o non vendi in modo efficiente, prima o poi gli editori navigavano nell'oro, dall'oggi al domani si sono svegliati sull'orlo di un baratro. Non voglio portare sfortuna naturalmente agli assicuratori, ma è anche proprio come è costruito il reporting, cioè quanto valore dai a un contratto assicurativo. Se io lo posso chiudere domani il mio contratto assicurativo, è portabile, cosa succede ai conti economici delle assicurazioni? Attenzione, diventa tutto molto più complicato, no? Perché non è il lifetime value del Paolo Tacconi che tanto per 20 anni non cambia la sua assicurazione con Generali. Diventa le revenue e il margine. E quindi i palazzi di cristallo, le 50 segretarie, quella roba lì. Le torri. Anche no. Il salotto. L'ho visto in editoria. È proprio come costruisci il modello economico. Volevo dare un dato, però qualcuno mi può smentire. In Italia 200.000 persone vivono di assicurazioni. 200.000 persone. Sono gli intermediari.
esatto. Agenti, vuole dire un milione di persone se ci mettiamo le famiglie? È chiaro che lo Stato ha un occhio di riguardo, sono come tassisti e tante altre cose, quindi andiamoci piano, non è che domani lo spegniamo, e si può spegnere, per esempio, pensando ai nostri business, cominciamo a dire che le commissioni si possono dare anche a soggetti non regolati. Se io lavoro con una community, voglio dargli un kickback, perché ne hanno tutti i diritti, ma non posso. Correggetemi se sbaglio. Sì, si può fare, ma non è fatto bene questa cosa qua. È chiaro che se tu appena giri quella cosa lì, già il mercato diventa enorme. Mi spiego, se io oggi distribuisco Square to Go, che è il mio prodotto, un euro un giorno una persona, allo stadio di San Siro, non posso dare dei soldi allo stadio di San Siro perché mi vende quella cosa, perché lo stadio di San Siro non può rivendere la mia assicurazione, o per meglio dire lo può fare ma io non lo posso pagare, quindi è una cosa incredibile. Quindi ci sono anche delle leve regolamentari per accelerare l'innovazione nel nostro settore, e secondo me sarebbe il momento di cominciare a farle. Scusatemi, torno all'esempio dei giornali che mi è caro da lavori passati. Uno dei problemi dell'editoria italiana è che gli edicolanti hanno fatto muro, hanno fatto muro, hanno fatto muro, hanno fatto muro, e nessuno compra più giornali. Perché se tu devi fare 3 chilometri per comprarti un maledetto giornale, non lo compri. Quindi qui stiamo rischiando una cosa del genere. Le assicurazioni devono essere più facili da vendere e fatti meglio i prodotti. Fatti meglio i prodotti. Bene, grazie a tutti. Grazie. C'è ancora una domanda. Velocissimi, perché abbiamo sforato. Qui bisogna smontare tutto. Sì, sarò rapidissima. Io credo che, un po' come per la maggior parte dei settori in questo periodo, i due problemi fondamentali che riguardano l'innovazione sono relativi a due aspetti, partendo però da un presupposto, che il consumatore si ritrova a dover diventare esperto di vari settori, deve diventare esperto di finanza, deve diventare esperto di assicurazione, deve diventare esperto di qualsiasi cosa. Quindi probabilmente ci sono due canali su cui agire. Uno è quello normativo, no? Che può puntare o alla semplificazione normativa oppure all'ideazione di modelli di business che per certi aspetti possano aggirare la norma senza naturalmente essere fuori legge. E poi l'altro aspetto è quello della comunicazione. La comunicazione, al di là della qualità del prodotto e del fatto che possa risultare alternativo rispetto ai prodotti standard che hanno affidabilità perché magari c'è un marchio, perché c'è un nome che garantisce, no, sull'affidabilità del servizio del prodotto, diciamo che il prodotto nuovo deve diventare in qualche modo semplice per il consumatore, cioè il consumatore non deve trovarsi di fronte a qualcosa di troppo complicato né da capire né da gestire, e quindi probabilmente i due canali su cui agire potrebbero, insomma, essere intesi in questi termini. Non so se poi in base alla vostra esperienza ci siano, insomma, delle considerazioni a riguardo. Grazie. Risposta? Sì, magari posso provare a rispondere. Diciamo che lo sforzo maggiore, come si è detto durante, diciamo, il panel, è innovare l'offerta, cioè il disegno del prodotto. Quindi questo processo di digitalizzazione che sta avvenendo non è un tema di canale, non è un tema di distribuzione, è un tema che c'è un consumatore diverso che ha un'esigenza specifica di chiarezza, di trasparenza, di convenienza, di facilità d'accesso e di semplificazione. Quindi l'offerta si deve innovare. Quindi l'innovazione non è solamente in termini di fare una polizza, diciamo, di durata minore o prezzo più conveniente, o diciamo quindi lavorare sul packaging o sul pricing. Bisogna lavorare sui contenuti, quindi migliorare l'offerta significa prodotti sicuramente più semplici da comunicare, più accessibili, e legare l'offerta nuova a un nuovo tipo di comunicazione. Ecco, su questo secondo me c'è la industry, meno in Italia, più negli Stati Uniti e in UK, sta facendo passi avanti. Il 95% dei prodotti in Italia sono intermediati tramite agenzie, US è l'81% e sta calando, diciamo, l'accesso a internet come canale di vendita dei prodotti assicurativi sta crescendo, con completamente un tipo di logica diversa, quindi prodotti molto semplici,
facili da trasmettere, con non un linguaggio assicurativo ma un linguaggio della strada, sono il linguaggio dei social, che esce da Facebook e entra fra l'intermediario e il consumatore, pochi punti chiari, non è un tema, non c'è vantaggio necessariamente di prezzo, semplicemente il prodotto è molto più chiaro. Ecco, questa è una direzione verso il quale dobbiamo andare. Quindi è vero che il cliente dovrà probabilmente diventare più competente su certi temi, come l'ho fatto nei viaggi. Io andavo sulla mia agenzia, avevo 3 alberghi, adesso su booking.com ne ho 3.000. Andavo dal negozio di giocattoli su Amazon, avevo 3 giocattoli, al fisico avevo 3 giocattoli, ora su Amazon ne ho 30.000. Quindi sicuramente io consumatore dovrò fare lo stesso salto anche a livello assicurativo. Ciononostante, l'industry deve adottare un linguaggio nuovo, una terminologia nuova e i prodotti devono migliorare. Quindi sicuramente il processo di innovazione deve lavorare sul prodotto e sulla comunicazione che dà il prodotto. Bene, grazie a tutti, grazie per la partecipazione, grazie per aver partecipato a questa giornata e nella precedente alcuni di voi, e ci vediamo presto, penso, il prossimo anno. Grazie.